In questo video vi facciamo vedere com'è possibile aggiungere a un sistema multiarma con scheda arma montata in questa replica, in partenza con solo i sensori testa, quindi gruppo sensori testa, come trasformarlo con un sistema con sensori testa, sensori corpo con vibrazione. E in più facciamo vedere come è possibile quindi utilizzare anche per il multiarma l'applicazione display. In questo caso la centralina che si utilizza è questa, non è più una centralina wireless, ma è quella che noi chiamiamo in cavo. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è collegare tramite l'adattatore la prima linea alla multiarma. Blocchiamo e colleghiamo quindi alla linea di ingresso sensori. Poi cominciamo a collegare quindi le motorizzazioni, che sono quelle che danno la sensazione quindi la vibrazione nel caso in cui veniamo colpiti frontalmente o sul retro, quindi per la localizzazione. Colleghiamo i due motori. Per il retro e per il fronte. Dopodiché avremo, come nel caso del sistema centralina wireless, linea sensori testa con adattatore. Prima linea sensori fronte. I sensori, come nel caso dell'altro video, sono sempre scollegati perché il nostro scopo è quello di poterli montare quindi sul jacket, quindi poter infilarli all'interno delle ASLE e agganciarli agli attacchi molle. Colleghiamo il sensore secondario di questa linea, così altra linea sensori, che è quella frontale. Sensore secondario. Allora, anche in questo caso abbiamo l'attacco molle nel caso in cui vogliamo lasciare tutto esterno, però lo scopo che noi vogliamo raggiungere è questo, quindi avere un jacket con i sensori agganciati, il passaggio dei cavi all'interno sempre dei connettori molle e magari mettere la scatolina sul retro in modo da sfruttare anche il sensore che è sulla scatolina della primaria del sistema sensori corpo. Accendiamo il nostro sistema, colleghiamo la batteria alla nostra replica, diamo inizio gioco e siamo pronti per partire. Ok, perfetto, il sistema è pronto, quindi fucile è partito, armiamo. Siamo pronti per giocare, quindi con il nostro sistema sensori testa, sensori corpo, multiarma e scheda arma. Faccio presente in questo caso la scheda arma è anche un sistema con gestione del cambio caricatore reale. Abbiamo impostato però per comodità al momento con cambio caricatore simulato, quindi ogni volta che tiriamo la leva d'armamento l'arma funzionerà. Però questo tipo di replica gestisce il sistema di cambio caricatore reale tramite sistema a molle. Quindi questi sono i corrispondenti caricatori già modificati per accettare quindi il caricatore, quindi il cambio caricatore reale. Facciamo un test sensori e verifichiamo che è tutto a posto. Perfetto, avremo risposta del sistema. Vibrazione dei motori nel caso in cui colpiamo la linea o l'altra. Utilizziamo la nostra applicazione perché i nostri multiarma sono compatibili con l'applicazione display. Accendiamo l'applicazione display. Connettiamo al Bluetooth della multiarma, l'arma primaria, quindi se andiamo ad armare avremo l'aggiornamento già della situazione del giocatore. E andiamo in secondario e connettiamo anche l'arma. E tirando la leva d'armamento avremo l'aggiornamento dei proiettili dell'arma secondaria, quindi in questo caso la scheda arma. Ogni volta che io sparerò, tiro la leva d'armamento, avrò poi l'aggiornamento dei proiettili a disposizione della mia replica.
aggiornamento. Ovviamente stesso discorso per nel caso in cui vado in primaria, avrò ovviamente i dati dell'arma primaria, perché il secondo cavo del multiarma consente la connessione di un'arma in cavo, quindi una pistola, e avrò a disposizione in questo momento 56 proiettili. Proviamo a sparare al nostro sistema e vediamo che cosa succede. Sparando qualche colpo, avrò l'aggiornamento anche dell'applicazione display. Diamo inizio gioco. Vibrazione, blocchiamo la vibrazione. Diamo inizio gioco, facciamo ripartire il sistema. Ok, ripartenza di tutta l'attrezzatura. Aggiornamento della situazione, quindi siamo tornati giocatori in vita. Diamo un solo colpo al sistema. Avremo l'aggiornamento quindi dell'applicazione display. Potrei utilizzare anche in questo caso gli effetti audio, quindi abilitarli, quindi sparando un colpo. Avrò i suoni del sistema e in contemporanea anche i suoni dell'applicazione display.